Nuova, nuovissima recensione, questa volta parliamo di una nuova linea di aromi, Drea Mods. Eccoli qui, che vedete qui, liquidi molto molto particolari. Ci vediamo fra poco, dopo la sigla di Amici del Fumo. Allora, questa volta quindi abbiamo detto che cosa? Parleremo di questi nuovi aromi, Drea Mods. Ok, questi qui, allora in realtà nel mercato ci sono tantissimi, tante aziende che fanno aromi, ok? Quindi molto, molto in voga era la Flavora all'inizio dei tempi, quando è nato lo svapo. Poi c'è stata la Dea che ha fatto aromi ed erano discreti, ok. Vabbè, poi quella più commerciale, la Dea. Ok, poi c'è stata la Twisted che ha spaccato un po' il mercato di aromi. E poi ci sono state anche tante aziende, la Capella americana, okay. Profum Apprentice, la Parfum Apprentice, okay. È stata la T-Juice, Big Mount, Big Mount, e poi per i tabacchi, gli scegliere i tabacchi, Lazard oppure la tabaccheria dominavano in mercato. Ora si è uscita questa azienda qui che fa cloni di liquidi blasonati americani, oppure di prodotti, diciamo, tipo Kinder Bueno, cioè il Bueno, eccetera, di prodotti, sì, oppure praticamente di genere alimentare, riesce a riprodurli in maniera fedele. Sì, anche l'Invictus con la sua Rossana, ha fatto anche la Rossana, diciamo. Sì. Poi, vabbè, tu che stai svapando, Davide, anche se sei fuori Ferrero Rocher, poi stai in Moncherie. Qui ci sono solo alcuni, va? La Fiesta. Ah, il VCT Reserva. La Fiesta. Il VCT Reserva, che è un grande liquido, un liquido blasonatissimo, un liquido ricercatissimo americano. Ferrero Rocher. E la... L'abbiamo capito. Tu stai svapando già. Ok, mo facciamo... Crispi, comunque sì, sanno... Ora comunque proviamo i nostri tre liquidi, quelli che abbiamo scelto, che sono il Rocker, la Rossana e il Bueno. Quindi tu stai svapando il Bueno. La prossima recensione la facciamo a finire. Tu stai... Perché non assumiamo una cartina? Ferrero Rocher. Vabbè, tu che stai... Facciamo la recensione. Ferrero Rocher, quindi il Rocher. E io la Rossana. Sto svapando Ferrero Rocher. Ok, come? Un dolce di miele. Quello è più di crema, questo è più cioccolato. Il Bueno all'interno ha proprio una crema. Ah, è buonissimo, però non me lo ricordo più. Se non lo mangi da varie cose, non lo andrà a comprare. Un grosso. A me ricorda il bacio della Supreme. A me lo ricorda, non mi piace. No, non c'è quel nesso, no, con il Ferrero Rocher, però è buono. Parliamo del Bueno? Il Bueno invece ci ha stupiti. È identico alla crema che sta all'interno del Bueno. Sì, sì, io sento proprio quel sapore di nocciola, di crema. Nocciola, cioccolato e quella crema che sta all'interno. Quella è una crema di nocciola, alla fine. Sì.
è crema molto, di nocciola molto mischiata al latte, comunque particolare. Comunque è buonissimo questo. Questo è fedele proprio. Allora, io ho fumato pure il... Vabbè, fammi vedere come sta scritto, perché giustamente... Non si girano le spalle, sì, è maleducazione, sì, è maleducazione. Ma cioè, quando uno è bambino, io te l'ho sempre detto, non fare queste figure davanti alle persone. Tu sei sempre il fratello più piccolo, sei sempre il fratello più piccolo, ricordi? Non sei salito allo stadio e ti sei messo a incontrare per l'insegnamento destra. Ma va a piacere, l'ho educato male, l'ho educato male questo ragazzo. Comunque, in sostanza, come si chiama? Il TCT3. Com'è il TCT3? Buono a lunghi tratti piace di più, è liquoroso, si sente il tabacco e il liquore, un po' al buono. Non l'ho distinto, cioè non so che tipo di liquore liquoroso sia, hanno voluto imitare un po' l'invecchiamento nel bottiglione del BCT Reserve, non lo so se è fedele, non lo so, non riesco a... Invece io l'ho svapato, ti devo dire che è fedele, a te se non ti piace il BCT sono problemi, è fedele, ha forse una venatura alcolica un po', vabbè, ha una venatura alcolica un po' più accentuata, ma però è fedele, io sento sia il tabacco che la vaniglia là, mo quello che sia, l'unica cosa che si distacca completamente secondo me è la Rossana. Perché la Rossana il BCT non lo sento proprio il tabacco. No, io lo sento. Non lo sento, grazie. No, invece no. Il BCT classico, io sento la vaniglia Castel. Allora, il BCT, quello classico, non il riserva, si sente molto la vaniglia custard. Vabbè, e il tabacco leggermente, invece in BCT riserva tu senti molto di più quello che è la venatura del tabacco. Vabbè comunque la Rossana invece può essere che la Rossana non siete d'accordo con me, invece la Rossana secondo me la Rossana più grande che di Rossana, allora, no, l'amaretto sembra amaretto, sì, secondo me è uguale alla Rossana. No. Ok, la Rossana invece ha una particolarità, tu quando ti mangi quella caramella tu senti la crema di mandorle, quella è una crema di mandorle, ok? Ed è, ti avvolge il palato, è buonissima, è dolce. Questo qui invece sa di amaretto, è un qualcosa di caramellato, però sa di amaretto. Secondo me che si discosta molto dalla Rossana. Sì, la Rossana può essere pure che ha una percentuale di amaretto. Io questo effettivamente... Però pure nell'invictus praticamente si sente solo l'amaretto. A me l'amaretto disgusta parecchio, la Rossana quando la metto in brutto non mi dà quella sensazione di amaretto, quindi secondo me né l'invictus né l'aroma della Dia Mouse è riuscita a imitare quello che è la poi gli altri caramellina. Ok, gli altri aromi invece della casa, quali c'è? C'è il crispy strawberry, che dovrebbe essere l'imitazione del famoso crispy. C'è il so puff, che è l'imitazione del tuo puff. Ok, poi abbiamo, vabbè, ce ne sono. Allora, a detta di molti, questo anche lo possiamo dire, il bueno è più buono del liquido o bueno americano, sì, e il crispy è molto più intenso, è una versione quasi migliorata del crispy. Ora voi possiamo dire che questa casa ha dalla sua la volontà di migliorare quelli che sono best liquid per eccellenza. Questo può essere una chiusura. Dobbiamo provare il sopa e riguardo il sopa pure ho sentito l'odore, è molto, è un po' diverso da two puff, però secondo me è più poi facciamo me sarà più buono. Facciamo un altro faremo un aggiornamento, però facciamo poi, state con noi un attimo, poi facciamo anche un altro video dove proviamo sia il two puff che il sopa
e poi anche lo smur. Beh, che sono di essere più neutrali cortesemente, senza che e vabbè, e poi cerchiamo di parlare noi che l'abbiamo fumato per tanto tempo, tipo il BTC Reserve. Io per esempio l'ho fumato per parecchio tempo, quindi non è che parlo così a bambera, parlo per vabbè, però tu hai le papille gustative, tu sei molto influenzabile dai YouTube, tu hai le percezioni degli altri, tu hai le papille gustative di un cane che ha appena leccato il di dietro di un altro cane. Dobbiamo ok, allora senti l'odore del buco di un cane, allora iscrivetevi al canale e state con noi alla prossima, proveremo sarà più bella della di oggi la recensione della prossima. Vabbè, comunque sia, iscrivetevi al canale. E vogliamo dire qualcosa riguardo al prezzo prima di chiudere? Ma il prezzo è definito dalla casa e mi raccomando a rispettarlo. Allora vogliamo dire qualcosa riguardo al prezzo? Il prezzo è deciso dalla casa, non ci possono essere. Costa più dei Twisted. Ok, sì. Costa qualcosina in più dei Valkyria, sì, dei Dea, sì. Il prezzo è giusto? Come il prezzo mi, perché fino ad ora quel prezzo là l'avevano solo i liquidi organici della batteria, gli altri che c'è un... più, diciamo okay. Che c'è hanno un... sudato di più per fare, c'è una lavorazione differente. Ok, quindi non vedo quel scatto in avanti rispetto a tutte le altre case, l'hanno messa la stregua di quindi più curati e più lavorati, più lavorati. Vabbè, comunque però sia, solo il tempo ci dirà. Sono se hanno ragione, potresti che il gioco vale la candela. Cioè, sì, la candela, per ora se l'accendi si consumi. Per ora possiamo dire che comunque si vendono tantissimo, rispetto anche alle aspettative. Comunque scrivete.